Ciao. Come stai? Bene, bene, grazie. Ti vedo informissimo. Grazie, saluto a tutti i telespettatori che ci guardano. Elvis è stato veramente la mia luce che mi ha illuminato. Ma infatti io chiedo sempre di scrivere questa lettera ai miei ospiti, sì, in questo faccia a faccia verità, sì, diciamo così. E tu hai scelto proprio lui, perché? Ma io mi sono innamorato a 14 anni, un amore molto platonico, mm-hmm, perché erano tempi, oggi i ragazzi già a 14 sono un po' più emancipati, ma noi era solo un amore da lontano, una ragazza americana, Betsy McGurn, che era la figlia di un giornalista a Roma del New York, era il Tribune. E lei mi parlava sempre di Elvis, io conoscevo il grande Celentano, Ornella Vanoni, Mina. Non sapevo chi era Elvis, non c'era tanta pubblicità, non c'erano i computer. Certo. Quindi la mia sorella del primo matrimonio di mamma, che era un pilota aeronautico che cascò mitragliandosi là durante la Seconda Guerra Mondiale in Etiopia, aveva 15 anni più di me, aveva sposato un medico, sì, un medico americano cardiologo. E allora l'ho chiamata, Fiorenza. C'è una ragazza qui che mi piace tanto, mi parla sempre di Elvis. Ma chi è? Ma come? Qui una leggenda. Roberto, adesso ti mando subito 3 45 giri e 3 long playing. Ma tu l'hai mai conosciuto lui? Purtroppo no, perché la mia casa discografica era la Ricordi. Ah. La mia Rita Pavone, adorabile, sì, mia è stata amica, qui da noi, ha fatto le foto proprio con Elvis, abbracciata con Elvis, perché lei era dell'RCA, la casa discografica RCA americana. Io non ho avuto questa fortuna. Quando ho venduto parecchi milioni di copie della Lacrima, ho chiesto al presidente della Ricordi di chiamare il presidente americano Shapiro in New York e ho chiesto l'autografo. E il colonnello Parker, il, sì, manager, sì, che era poi il suo pigmalione, ha risposto: questo ragazzetto Bobby Solo vorrebbe approfittare del nome di Elvis per farsi pubblicità, quindi se vuole l'autografo deve pagare $6,000. Volevano $6,000? Non c'avevo tanti soldi, quindi perché i soldi della Lacrima arrivavano dopo un anno, sì, e mezzo. Sì, dopo hai venduto 1,800,000 copie, ma di questo parleremo. Sì, sì. Di anche questo in tuo Giappone successo. 3 milioni, in Brasile 1 milione, in Australia, un po' dappertutto. La Lacrima l'ho cantata in varie lingue. Sì, l'ho e che ha dato tanto successo, però andiamo con ordine, perché abbiamo tante cose da dire e anche da goderci, certo, la tua musica, i tuoi ricordi. Ti devo chiedere oggi chi ascolti. Un tempo era Elvis. Beh, oggi devo dire questo, che circa 50 anni fa avevo un caro amico che aveva creato il primo fan club a Torino e che andava a vedere Elvis e il colonnello Parker, Carlo Stevan, che purtroppo non c'è più. E gli ho detto a Carlo: ma Elvis è nato imparato oppure questo stile viene fuori da altre sue ispirazioni? Lui mi ha detto: lui ascoltava quando aveva 8-10 anni il gospel, uh-huh, il rhythm and blues, il blues e il country e anche il jazz. E in più Elvis era fatto il ciuffo perché era un fan di Tony Curtis, l'attore americano. Sì, sì. E allora ho comprato tutti i dischi che Elvis ascoltava dagli 8 anni ai 15, cercando di farmi una cultura. Quindi nella mia stanzetta c'ho parecchi tutto, CD di gospel, blues, rock, jazz. Ho avuto anche la fortuna di incontrare in Germania, nella base militare americana di Rammstein, sì, Johnny Cash. L'ho incontrato e l'ho visto, cantava lì a 3 metri da me, dentro il locale della base americana. Ma prima di continuare la nostra chiacchierata, perché ho tante curiosità su di te, vediamo insieme uno dei tuoi successi, un tuo grande successo che ti ha fatto subito vincere Sanremo. Ok. Dirigerà l'orchestra per Bobby Solo il maestro Gianni Marchetti. Se piangi, se ridi, canta Bobby Solo. Se piangi, amore, io piango con te, perché tu fai parte di me. Sorridi sempre, se tu non vuoi, non vuoi vedermi soffrire mai. Se ridi, amore, io rido con te, perché sono parte di te. Ricorda sempre
quel che tu fai sopra il mio volto lo rivedrai. E intanto ci ha raggiunto la tua fantastica band, ce li presenti? Con gran piacere. Allora, al basso e chitarra, anche un grande chitarrista, Valerio Marchetti. Grazie, alla bellissima Valerio. Cittadina di Amelia. Come ospite, perché abbiamo fatto dei dischi molto belli insieme, lui è un mio caro amico, si chiama Antonio Salvati, della bella città di Siano, vicino a Salerno. Casa mia, Siano. La mia campagna. Lui è di Siano. Sì, lo so. Io ho avuto la band di Caserta per 9 anni, quindi parlo anche qualche volta un po' napoletano. Poi un grande pianista che si chiama Stefano Pettirossi di Terni. Loro hanno collaborato spesso col mio grande amico Mogol, Giulio Rapetti. E quindi posso subito approfittare di voi e farvi esibire un omaggio ad Elvis, sì, a un dog che ti piace tanto? Con molto piacere. Ah, allora, bene. Col tuo permesso, prendo... Sì, sì, io resto qui accanto prendo, a voi prendo la mia a chitarra. Godermi la musica. La mia chitarra è rimasta agganciata. Dai, ti aiuto. Ma tutto io. Questo è bello perché è tutto live. È tutto live, non c'è nulla di finto. E quindi... Vai. Allora, perdonami... Oh yeah! You ain't nothing but a hound dog crying all the time. Well, you're nothing but a hound dog, baby, crying all the time. 'Cause you never got a rabbit, you ain't no friend of mine. Well, you're nothing but a hound dog crying all the time. Well, you're nothing but a hound dog, baby, crying all the time. 'Cause you never got a rabbit and you ain't no friend of mine. I say you're nothing but a hound dog crying all the time. Well, you're nothing but a hound dog, baby, crying all the time. You never got a rabbit, ain't no friend of mine. Oh yeah. Meraviglioso. Quanto mette. Grazie. Allegria, energia. Ma a te Elvis piaceva perché lui era un trasgressivo. E tu lo sei stato, cioè io mi ricordo quando hai, per la prima volta, oggi sarebbe normale, certo, messo il rimmel. Certo, allora Elvis era molto più bello di me, era un uomo stupendo e aveva degli occhi azzurri bellissimi e gli piaceva mettersi un po' di rimmel, anche quando faceva il camionista per la Crown Electric, portava cavi elettrici, gli piaceva fare questo. Lo faceva anche Tony Curtis, sì, che lui era il suo idolo. Allora quando faccio Se piangi se ridi fuori dal casinò, perché non c'era ancora l'Ariston, fuori dal casinò, dal teatro del casinò, vedo una profumeria e vedo due belle ragazze di 20 anni. Faccio: ragazze, vi porto in camerino, mi raccomando, fatemi come Elvis, mettetemi a rime. Loro, per voler fare qualcosa di meglio, hanno messo 0,5 chilo. Ah, e allora quando esagerare. Ho cominciato a cantare, ero ancora emozionato perché ero giovane, avevo 20 anni, sudando, si è fatto un fiume nero come la canzone di Mustachì, sì. E il mio grande regista leggendario Romolo Siena ha fatto un primo piano tremendo. E questa cosa all'epoca era uno scandalo. Oggi gli uomini mettono anche lo smalto, quindi certo, siamo in un'altra, certo. Proprio fase della vita. Certo. Ma i tuoi genitori, cioè tua madre o tuo padre, quando hanno visto che hai messo il rimmel per imitare Elvis, che ti hanno detto? Ma mia mamma povera era la mia fan più scatenata. Mio padre era un pilota dell'aeronautica e mi voleva medico, notaio o avvocato. Ah. Mia mamma era triestina e mi voleva parroco.
perché mi diceva così le donne non te farà soffrire. Non ho potuto accontentare nessuno dei miei genitori e ricordo che al Cantagiro, quando io e la mia prima moglie Sofì eravamo nella mia Mercedes Pagoda, invece mamma era nel pulmino Volkswagen con i miei 5 musicisti e avevano scritto con rossetto fuori dal mio pulmino signorina solo. E allora mamma triestina si è arrabbiata e usciva, parlava col pubblico, porta tu sorella, te faccio vedere Michi se mi fio, porta tu sorella. Allora facciamo così, che dopo devo chiederti da dove viene il nome Bobby Solo, ma dopo un'altra esibizione, perché a 19 anni, grande successo. Vi ricordo, 1.800.000 dischi venduti solo relativa di una canzone. Solo in Italia, ma molto solo di in più. Italia mi devi però il microfono cantare lo sento spento una lacrima adesso. Sul viso. Ora adesso si è acceso, meraviglioso. Da una lacrima sul viso ho capito molte cose dopo tanti e tanti mesi, ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso m'ha svelato il tuo segreto, che sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Ed ancora lo sei, lo sei. Grazie. Ma I love you. Tutti applaudono e io canto questa canzone come tante persone. Qual sì. è il segreto del successo nel tempo? Cioè, tu hai dovuto gestire innanzitutto il successo a 19 anni. Sì. Come si fa a tenere i piedi a terra e non montarsi la testa? Ma io non me la sono mai montata, però sono un ottimista. Nella mia vita ho avuto moltissimi alti e bassi e qualche medio. Adesso penso di essere sul medio. Se tu mi regalavi una bottiglia di whisky a metà, non dicevo me l'hai regalata a metà, dicevo meno male che è mezza piena. Pensa se era mezza vuota. Se tu mi dicevi ti do 10 spettacoli e poi me ne cancellavi 5, io dicevo magari al quinto o al sesto un camion mi investe e morivo. Io trovo sempre una strada per ottimizzare. Quindi anche nei momenti più tristi della mia vita, che ho avuto dei cali di carriera, delle salite e discese, come anche altri artisti, ho sempre avuto ottimismo. Sì, sei una persona positiva. Sì, sì, diciamo di sì. Non tutti sanno... Io penso positivo, perché son positivo, vivo, perché son vivo. Lo ritieni... Giovanotti è un tesoro, abbiamo fatto anche la lacrime insieme, si può vedere sul web. Sì. Cantato con me, ha fatto un rapping improvvisato. Quindi quando tu sei sotto la doccia e non canti Elvis, canti Giovanotti. Beh, anche se mi capita canto Giovanotti, oppure anche canzoni napoletane. Io adoro le canzoni. Tipo? Tu sei una cosa grande per me, una cosa che tu stesso non sai, una cosa che non ha già avuto mai, non bene a così grande. Posso dirti, ora ho capito perché tu hai avuto tante mogli, tante donne, tanti figli. Tu sei andata a pizzicare l'unica canzone napoletana che proprio ho nel cuore. È stupenda. Perché ma anche Strada Anfosa, anche mia zona Strada Anfosa. Sì, la musica napoletana è meravigliosa. Io ho avuto una band di Caserta per ben 9 anni. Ah, quindi il manager ben. Michele Grillo mi istruì per cantare nelle piazze e mi disse, come uno dice una frase, come disse Platone, come disse Socrate, come disse Aristotele, lui diceva, e come disse Patrick Samson, Patrick Samson, sì. quando cantante stancò po' palca, la popolazione passeggia o cantante fernuto. È proprio così, è meraviglioso. Senti, ma non tutti sanno una cosa che mi ha fatto troppo sorridere, l'origine del nome Bobby Solo. Allora, cioè, è un errore fortunatissimo. No, è un errore che mi ha dato fortuna, ma succede questo. Mentre mia madre era pazza di me come cantante, la mia più grande fan,
Mio padre non piaceva per niente questo, quindi chiama la casa discografica e li diffida: non usate il nome Roberto Satti, non voglio che il mio cognome venga messo vicino a mio figlio. Ah. Papà, ti perdono perché comunque mi hai messo al mondo, sei grande. Quindi, quindi il povero Micocci, direttore artistico, dice alla segretaria: vabbè, lo americanizziamo come Antonio, Tony, come sì. Giovanni, Johnny Dorelli, Johnny, lo chiamiamo Bobby. E la povera segretaria, Stelvia Ciani, una biondina, gli fa: sì, ma Bobby cosa? Solo Bobby, solamente Bobby, Bobby e basta. Lei ha capito tutto, ha scritto Bobby, Bobby solo. Però e Bobby mi va solo, bene così. E Bobby solo è rimasto nel tempo. Io adesso vi chiedo di avvicinarvi per una cosa che poi ha a che fare sempre con il mio dialetto, no? Tuo fa l'americano, tuo fa l'americano, me la dovreste... Te la dedichiamo a te, anche se tu Sembrini, sei una bella donna, non sei un uomo, però tuo fa l'americano è stata fatta dal grande Carosone, un genio. Sì, un genio. Io ho cantato con lui, eravamo qui vicino a Via Teulada in un appartamento di un dirigente Rai 35 anni fa, suonava il rock and roll, il boogie woogie alla gara. Però bene, ecco, volevo presentare Antonio Salvati della grande cittadina di Siano, vicino Salerno. Noi canteremo insieme. Io ciò in casa perché anche lei è di Salerno. Siamo tutti, abbiamo i tempi stretti. Michele Grillo diceva: sud, sud, scama la fossa che agiamo lì con te. Vai, andiamo. Bobby, prendi. Bobby. Sorry, mi sono un attimo emozionato. Sorry. A jeep, but he ain't in the army. Gets all his cigarette money from his mommy. Dressed like a rootin' tootin' Texas cowboy, but this long ranger's never seen a horse. He wanna be Americano, Americano, Americano. Gotta buy a diamond ring, cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, yeah man, wanna be American, wanna be American. Come ta pocca picchita va bene, si tu la parla mi es americana. Quando si fa l'amore sotto la luna, come te viene in capo e di I love you. Tu fa l'americana, americano, americano, senti a me chi tu fa fa. Tu vuoi vivere alla moda, ma se bevi whisky and soda, poi ti senti disturba. He likes the rock and roll, he's playing baseball, loves Marilyn Monroe, a Coca-Cola Joe, and a pizza by the go. I wanna be Americano, Americano, Americano. Gotta buy a diamond ring, cause that's his baby's favorite thing. Okay, alright, yeah man, wanna be American, wanna be American, wanna be American. Tu fa l'America, tu fa l'America, tu fa l'America.